Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di presentare un saggio appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Madri, Madri mancate, quasi madri, sei storie medievali, di Maria Giuseppina Muzzarelli, che è nostra ospite, alla quale io, come mia abitudine, non rubo altro tempo e lascio subito la parola. Prego, professoressa. Ovviamente grazie dell'invito, ma non è del tutto ovvio il ringraziamento. Mi ha fatto molto piacere, ecco, poter disporre di un po' di tempo e di questa sede per parlare di un libro che è uscito veramente da 2 giorni e che ora mi mostro in tutto il suo splendore, in questo colore energizzante rosa fluo, che fa da sfondo a una scena tutta al femminile in cui, contando anche il piccolo Gesù, 2, 3, 4, sono proprio 6 i personaggi presenti. Le storie di cui mi occupo in questo libro sono storie che riguardano l'aspetto relativo alla maternità, che sia reale, che sia anche solo ideale, e riguarda figure femminili tutte del lungo periodo medievale, ma molto diverse tra loro. Alcune sono donne molto famose, altre relativamente note e una, forse due, ignote ai più. Ci sono alcuni fili che si intrecciano in questo libro e che lo sostanziano e mi auguro almeno che quando lo leggerete avrete questa impressione, lo rendono abbastanza coerente. Non è soltanto il tema dell'essere state queste donne realmente madri o avere tentato di esserlo, avere vissuto questa maternità anche in maniera, diciamo, più teorica che reale, ma quello che accomuna queste storie, o molte, se non tutte, queste storie, è anche la scrittura. Sono donne che hanno scritto, sono donne che hanno scritto soprattutto lettere e con le quali a modo mio ho intrecciato una sorta di carteggio. Io ho scritto di loro che hanno scritto su un tema che è riconducibile a quello non solo e non tanto dell'essere madre, ma del prendersi cura. Ecco, vorrei dire che forse il vero nucleo, il nucleo centrale di questo testo è proprio l'idea della cura, del prendersi cura, di avere cura di. E questo è anche l'argomento che vorrei molto rapidamente affrontare, anche per, non dico giustificare, ma per fare la storia di questa storia, cioè come mai mi sono occupata di questo tema. Mi sono occupata di questo tema indotta intanto da alcune lezioni che avevo fatto per la Terza su figure femminili, in particolare una su Caterina da Siena, e ci torneremo, e una su Matilde di Canossa. Per fare queste lezioni avevo cercato di cogliere, oltre agli aspetti ovviamente noti e da ricordare, anche qualche elemento meno sottolineato. In entrambi i casi, per ragioni diverse, la mancata maternità dell'una e la maternità ideale dell'altra, la mancata maternità è quella di Matilde, quella ideale è quella di Caterina, mi hanno sembrati temi poco frequentati, ma in realtà che valeva la pena proporre alla riflessione. Quindi questa è una delle ragioni, ritornare su un tema che a quel tempo, al tempo di quelle lezioni, avevo individuato e mi aveva interessato, e magari accostarlo ad altri casi. Ma c'è un altro motivo che mi ha indotto alla scrittura di queste 6 storie, ed è quello della necessità di prendersi cura di sé, ma anche degli altri attraverso la scrittura, visto che c'è stato questo terribile periodo di reclusione. In questo periodo di reclusione è stato centrale il bisogno e la richiesta di cura, di ripiegarsi, ma anche di aprirsi. Ecco, e questo mi ha indotto a utilizzare le mie fonti, le mie conoscenze, queste donne, per prendermi cura in parte anche di me, ecco, per
usare il mio tempo in maniera costruttiva, per non piangermi addosso e realizzare qualcosa, ma per cercare anche di sottolineare questa relazione di cura che è stata e continua ad essere in una fase ora meno drammatica, ma comunque impegnativa, un imperativo. Abbiamo bisogno di prenderci cura. Su questa, diciamo, questo canovaccio, su queste ragioni diverse che però si intrecciano, ho costruito questa silloge di sei storie che vanno nel lungo periodo, perché il Medioevo è incredibilmente lungo, talmente lungo da dover parlare più che di Medioevo, di medievi, ce ne sono tanti di medievi dentro al Medioevo. Tanti per tipologie di approccio, per aree geografiche, ma anche proprio per cronologia, che cambia molto le questioni, i termini delle questioni e altri aspetti che vedremo anche nel corso del discorso. Parto con Duoda, la figura più risalente è questa, di Duoda, che io ritenevo fosse più nota, ma in realtà ho scoperto, parlando anche con altre persone, che non è abbastanza nota. Duoda è una donna di ambiente nobiliare, vissuta nell'Europa, perché sono spesso storie di dimensione europea, perché noi spesso abbiamo un'idea troppo angusta del Medioevo, ecco, quindi molte di queste figure hanno una caratura europea, Duoda certamente l'ha avuta. Una donna che è vissuta nel tribolatissimo periodo che è seguito l'età d'oro, diciamo così, di Carlo Magno e le tribolate questioni che hanno riguardato la successione di Ludovico il Pio e poi i figli di Ludovico il Pio che si sono veramente scontrati con grande veemenza per spartirsi il potere. Bene, in questo tribolatissimo periodo questa donna che si colloca nell'area più elevata di questi ambienti, si mostra capace di governo, si mostra quindi donna, assolutamente all'altezza delle aspettative che aveva sia il marito Bernardo di Settimania, sia l'ambiente nobiliare, nei confronti di una, vogliamo dire castellana, cioè di una donna di altissimo profilo che doveva occuparsi di questioni politiche rilevanti, anche perché il marito era spessissimo lontano, quindi toccava a lei. Questo è un elemento che ricorre in quasi tutte le vicende. Queste donne si mostrano capaci, quando la situazione chiede loro di entrare in campo, di fare tutto quello che apparentemente non dovrebbero fare, non fanno, non sanno fare, e che invece in effetti sanno fare quando è necessario. Fanno. Ma di questa figura, che ha queste caratteristiche, ho voluto mettere in luce in particolare la sofferenza che le ha dato, l'allontanamento da lei dei suoi figli, due figli. Ecco, Guglielmo, il più grande che ha vissuto con lei alcuni anni, che a un certo punto viene consegnato sostanzialmente come ostaggio alla corte, per, diciamo, rinforzare una sorta di alleanza che faticosamente si è riuscita a concludere. Ma quello che mi ha colpito, sono i termini, le parole, i concetti che ricorrono nel libro, questo manuale che lei scrive per il figlio, che oltre ad essere un testo in cui si danno indicazioni, diciamo, non solo di morale, ma soprattutto vorrei dire di politica, di come si deve vivere a corte, di come si devono intendere le relazioni, con i potenti, ma anche con il proprio passato, con le proprie radici. Ma questo testo, edito, abbastanza noto, tradotto in italiano già da parecchi anni, contiene anche una sorta di filo che è costituito da una invocazione quasi continua al figlio: figlio, figlio mio, amatissimo figlio, dolce figlio, figlio bello, figlio, figlio, figlio. Ecco, questo mi ha molto colpito. Mi è sembrata una sorta di litania, di invocazione, mi è venuto in mente Jacopone, ma insomma è una sorta di modalità per governare. Questa donna capace di governo, anche la passione, la sofferenza di fronte a questo figlio che le è stato sottratto e che farà una pessima fine. Ma al raddoppiamento, diciamo, della sofferenza e della tematica c'è anche una nascita tardiva, quando lei ormai ha 40 anni, oggi per noi non è tardi per avere un figlio, ma all'epoca, diciamo, si cominciava molto prima a quell'età in genere.
Bene, beh, lei tardivamente mette al mondo un nuovo figlio che le viene sottratto prestissimo, del quale lei non riesce nemmeno a sapere il nome che il padre impartirà al figlio. Quindi un'altra sofferenza, per lei che credeva tanto nelle parole, nei nomi, nemmeno sapere come si chiamerà. Dunque, questo manuale serve anche per immaginare che il figlio maggiore tessa una relazione, un rapporto con il figlio più piccolo e faccia arrivare al figlio più piccolo il senso del dolore, ma anche dell'affetto, della cura che Duoda ha riversato finché ha potuto sul figlio maggiore, non ha potuto riversare sul figlio minore e così via. Quindi in questa vicenda, di questa donna politicamente rilevante, figura significativa, mi ha molto colpito questo aspetto. Questa invocazione, questo bisogno di trovare una sorta di pacificazione invocandolo, di una madre che diventa quindi madre due volte, perché oltre ad aver messo al mondo questi due figli, è come se volesse cercare di essere madre anche a distanza e per sempre con queste parole che compongono questo manuale, proprio manuale, riferimento al figlio, anzi ai figli che lo avranno fra le mani e quindi come una modalità di rendere fisica questa relazione. Sono aspetti che avevo già letto questo libro, ne avevo fatto addirittura una recensione quando uscì la versione italiana per la Radio 3, quando si facevano queste trasmissioni al pomeriggio che mi piacevano tanto. Ecco, ma saranno più di 20 anni che l'ho fatta, ma non mi avevano colpito come mi hanno colpito adesso questi aspetti, mi avevano colpito altri elementi. Se questa è una donna, diciamo, dell'alto medioevo, la seconda figura di cui mi occupo si colloca centralmente nel medioevo, o meglio, è una figura di confine fra il pieno e le avvisaglie del basso medioevo, ed è Matilde. I Matilde di Canossa sanno molto parecchie persone. Però era meno noto fino a qualche anno fa, quando per la prima volta ne ha parlato Paolo Golinelli, che ha molto studiato questa figura, peraltro studiatissima anche non solo in Italia, ma fu fra i primi Paolo Golinelli, se non addirittura il primo, a mettere in luce questa vicenda di madre mancata, di Matilde, che è entrata nell'ombra, essendo Matilde figura altissima, figura di donna che è riuscita a forare il muro dei manuali che non hanno quasi mai fatto spazio alle donne. Matilde nei manuali in genere c'è, ma in genere c'è come interlocutrice dell'imperatore, del pontefice e non magari abbastanza anche come titolare di un grande potere che ha gestito quasi fosse un re. Figlia di due potenti, Beatrice di Lorena e il marchese di Canossa, e Matilde ha avuto una vita brevissima, un paio di mesi, ma è stata talmente drammatica la vicenda da indurre Matilde a non avere più rapporti con il marito, lascia il marito, si rifugia dalla madre, il marito cerca di riavvicinarla, no. La cosa non ha luogo e di fatto quindi resta come un trauma, come un buco, ecco, questa mancata maternità che avrebbe assicurato continuità alla stirpe. È vero che era nata una bambina, ma anche Matilde, donna, ha saputo perfettamente incarnare il quasi re che è stata, la figura di potente che è stata. Poi ecco, la storia si sviluppa con lo scontro, siamo in epoca di riforma, lotta delle investiture, lo scontro fra Enrico IV, Gregorio VII, il noto episodio dell'umiliazione del sovrano e lei che fa da mediatrice, forse avrebbe voluto ritirarsi a vita religiosa, non può farlo perché ha un compito troppo importante, di fatto non torna più il tema della maternità. Fino a quando, appunto, donna ormai davvero matura, decide e ha più di 40 anni, e anche questo è un caso che sia Duoda sia Matilde si ritrovano in un'età che all'epoca era ritenuta impropria per maternità, si ritrova a realizzare che forse davvero un figlio ci vuole. E quindi stringe una sorta di rapporto, alleanza con un uomo molto, molto più giovane di lei, e questo, fra l'altro,
come dire, le procura persino accuse quasi di pedofilia. Bene, in questo rapporto che ufficializza il matrimonio con questo uomo molto più giovane di lei, c'è evidentemente la speranza anche di un'alleanza, siamo nel casato di Baviera, ma certamente anche di realizzare un erede. L'operazione non va a buon fine. Ci viene raccontata anche con particolari, anche piccanti, che fanno anche capire come queste camere da letto fossero molto frequentate. Quindi so, qualcuno che ha visto e riferisce particolari che sono anche così piacevoli da leggere, un po' stupefacenti. Bene, di fatto non se ne parla di restare madre, di diventare madre, di restare incinta e diventare madre. E a questo punto l'esperienza della maternità per Matilde teoricamente finisce, se non che lei diciamo, acquisisce, cioè, concepisce l'idea di adottare sostanzialmente un figlio. E anche questa è una cosa interessante, quindi l'idea che ci fosse una piena, assoluta consapevolezza che si poteva essere madri anche in assenza della realtà fisica della maternità, ma si poteva anche investire di sentimenti, di responsabilità, di progetti politici un figlio adottivo. E qua poi il quadro si complica ulteriormente, perché figlio adottivo avrebbe voluto dire lasciare a lui, alla sua casata, tutti i beni personali e affidati a lei, che facevano capo appunto a Matilde, e qui c'è un riavvicinamento con la casa imperiale e c'è una soluzione che alla fine tranquillizza Matilde con il riconoscimento da parte del figlio, diciamo, imperatore, come fosse un quasi figlio suo, di lei, di Matilde. Quindi c'è una quasi maternità, un quasi figlio, una pacificazione, i suoi beni quindi rifluiranno all'interno dei beni imperiali, si compone l'aspetto politico, ma forse si compone anche l'aspetto umano. Una storia quindi molto diversa dall'altra, sia per epoca, sia per questioni anche personali, ma con diversi elementi di collegamento. Del tutto diversa è invece la vicenda che riguarda Caterina da Siena. Caterina era proprio uno dei personaggi al centro di una delle lezioni che avevo fatto per la terza, che mi aveva molto colpito in quanto, come è noto, santa, certamente non ha voluto sposarsi, ha scelto fin da bambina, ecco, di dedicarsi a Cristo. Ma il sacrificio del suo corpo è centrale nella sua vicenda, intanto perché riesce a opporsi al volere della famiglia di farla sposare, sostanzialmente affamandosi, è nota anche con termini un po' impropri come santa anoressica, ma in un certo senso è applicabile, anche se il termine anoressia è inadeguato all'epoca. Una donna che ha affamato il suo corpo per dimostrare la sua volontà, che era quella di non condurre una vita come la madre che ha avuto lei e la sua gemella in età avanzata, quindi ritorna a questo tema, è una degli ultimi figli di Lapa, e non vuole sposarsi e avere figli e correre rischi di morire come la sua amatissima sorella, che le faceva un po' da riferimento. Insomma, vuole decidere per sé, e decidere per sé significa riuscire a superare le resistenze, e lo fa attraverso questo sistema sostanzialmente del sottrarsi cibo. Ma questo sottrarsi cibo, sacrificando il suo corpo, fa del suo corpo un elemento di dialogo ed opposizione con la famiglia, un elemento di dialogo anche con Dio e soprattutto con Cristo, del quale si fa sposa. Si fa sposa e acquisisce lentamente una dimensione anche di fiducia pubblica, diventa nota, non è propriamente un'anacoreta, è una donna che si fa conoscere e che partecipa anche alle vicende del suo tempo e realizza una forma di partecipazione attraverso lettere, scritture. Matilde non ha scritto, ma le altre donne di questo libro quasi tutte hanno scritto, e anche scritto molto. Ha scritto centinaia di lettere, e mi limito solo a un punto per poi passare ad altri elementi. La cosa che mi ha molto colpito è l'esordio di queste lettere.
Scrivo a voi con desiderio di. La voi voleva dire sovrani, uomini potentissimi, pontefici, persone più umili. Ha scritto a moltissime persone con una formula apparentemente molto sottomessa, umile, ma il suo con desiderio di è di una potenza straordinaria, indica sostanzialmente quello che dovevano fare, la direzione che dovevano prendere, e li incita ad essere coraggiosi, virili, a muoversi e comportarsi virilmente, termine che ritorna molto frequentemente nelle sue lettere. Ecco, io ho individuato in questa formula e in questo modo, diciamo, di affrontare personalità anche così diverse, dando compiti in sostanza, l'ho individuato come un modo che si può definire da grande madre italiana, forse potrei dire grande madre mediterranea, cioè quelle di noi che in maniera apparentemente sottomessa cercano di esercitare un effettivo soft power. È quello che sicuramente ha cercato di fare Caterina. E in questa maniera rientrava perfettamente nel mio libro sulle madri come madre ideale, madre non tale dal punto di vista biologico, ma certamente tale per un numero veramente elevato di persone con la sua volontà di partecipare, di indicare, di prendersi cura. Altra madre che non è stata tale, e quindi le madri che fisicamente non sono state tali sono tre, e tre quelle che lo sono state, altra madre che fisicamente non è stata tale è Margherita Bandini, moglie del mercante pratese Francesco Datini. Il Datini è molto noto, uno dei mercanti più importanti d'Europa. Veramente una straordinaria figura che ha lasciato moltissime carte, molte tracce, molte informazioni. Ma anche Margherita ha scritto molte lettere. E quindi di nuovo c'è questo elemento della scrittura, la scrittura del manuale di Duoda, la scrittura delle lettere di Caterina e qui altre lettere. Certo è un carteggio meno alto, meno, diciamo, europeo, è un carteggio rivolto al marito, che viveva quasi sempre lontano da lei, non a siderali distanze, però uno a Firenze e l'altro a Prato, e quindi era un continuo aggiornarsi, scrivere. Francesco Datini ha sposato Margherita, che era già un uomo maturo, lei era invece molto giovane, l'idea era quella di avere una bella famiglia, tanti figli, anche perché era un uomo molto agiato, che amava anche la sua compagnia, il suo lavoro di mercante. Purtroppo Margherita non riesce ad avere figli, fa tutte le cure del caso, passa le terme, tutto quello che era all'epoca offerto per cercare di risolvere la situazione, che purtroppo non si risolve. Il caso interessante di Margherita è che, indagando le fonti che sono giunte fino a noi, non solo le lettere che lei ha scritto, che però sono molto importanti, se ne ricava che viveva in una casa molto frequentata da bambini, che c'era una specie di brigata che la seguiva, che erano i figli della servitù, i figli della sorella, che pur avevano famiglia e preferivano stare per molto tempo dagli zii, diciamo così, i figli dei soci del marito, quindi una famiglia allargata. E l'elemento forse più interessante è che lei accoglie e cresce come fosse sua figlia la piccola Ginevra, che è nata dal mercante e da una schiava. Poi nel libro vedrete meglio come sono andate le cose, ma è una storia per me molto interessante. Come l'avrà presa? Queste case erano piene di servette, di schiave, di donne giovani, in fondo a disposizione, ecco. E questo cosa comportava? Cioè, in questo libro si cerca anche di ragionare di sentimenti, perché non è che perché sono donne del Medioevo, sono donne che non soffrono se vedono fatti come quelli che hanno portato alla nascita della piccola Ginevra. Ecco, la cosa bella è che lei proprio dichiara, scrive e fa, si comporta come una madre nei confronti di Ginevra. Questo dimostra come essere madri non è necessariamente legato all'aver messo al mondo un figlio. Poi ho ancora due storie da raccontare, anche se molto in breve, quella di Christine de Pizan e quella
di Alessandra Bacini di Strozzi. Di Christine de Pizan mi sono occupata in più occasioni, prima intellettuale di professione, donna che è di matrice italiana ma che ha vissuto sempre in Francia. Dicevo, sono veramente spesso figure di dimensione europea. Caterina viaggia, Matilde faceva lunghissime cavalcate in tutti i suoi territori che andavano ben oltre il confine che oggi definiamo italiano, Duoda è donna assolutamente diciamo, europea, quindi un medioevo piuttosto diciamo, geograficamente esteso, oltre che cronologicamente all'interno di queste storie raccontate. Bene, Christine de Pizan risponde a una delle domande dell'oggi, la vita o la carriera? Ecco, molte delle questioni che si sviluppano in questo libro in realtà sono prossime a nostre ancora, diciamo, problematiche. La famiglia allargata, il problema dell'allontanamento per ragioni di ordine diverso di figli molto amati e in questo caso la vita o la carriera. Lei è stata la prima intellettuale di professione, molto si è insistito su questo tema, giustamente, poco si è detto del suo essere figlia e madre. Ecco, ho voluto occuparmi un po' di questo, di come la madre ha vissuto la carriera di Christine e il fatto che il padre l'ha voluta istruire. Con allarme, oddio, questa uscirà dagli schemi, quindi sarà infelice, non sarò nonna. È come se sentissimo dire dalla madre di Christine. E come Christine ha in realtà saputo giostrarsi bene in modo tale da mettere insieme vita e carriera. E vedrete, vedremo come le è riuscita questa impresa. L'ultima donna di cui dico due parole è Alessandra Macin di Strozzi, che ha fatto da madre e da padre sui cinque figli. Da madre e da padre, in quanto lei ha sposato un uomo che è stato condannato ben presto all'esilio e quindi patisce tutte le conseguenze dell'essere moglie e poi vedova di un esule. Quindi oltre al dramma della vedovanza e ai problemi che questo comporta, ci sono anche i drammi appunto dell'avere patito l'esilio, che comportava appunto non avere gran parte dei suoi beni, essere allontanata dalla città, anche i figli. Ecco, la cosa che secondo me rende particolarmente interessante questa vicenda è che riusciamo a ricostruire grazie alle lettere di Alessandra, quindi di nuovo la scrittura, di nuovo un'occasione di dialogo a distanza, una sorta di dialogo intrecciato e di carteggio ipotetico fra noi e loro. Bene, ecco, Alessandra cerca non solo di crescere i figli, di occuparsi come può, ecco, delle sostanze rimaste, di recuperare tutto quello che può recuperare, ma anche di tenere alto l'onore della famiglia e di predisporre tutto in modo tale che i figli, quando finalmente potranno, riescano a rientrare a Firenze all'altezza del loro nome, del loro casato, cioè la stirpe, il casato. Anche questo è un elemento che torna in molte di queste vicende, ovviamente in termini diversi. Per Duoda è una cosa, per Matilde è un altro, per la nostra borghese di fine medioevo, Alessandra, è una terza cosa ancora, ma c'è anche questa dimensione politica, pubblica, nel loro essere madri. Ecco, e le riesce questa impresa. Quindi in realtà sono tutte storie di, non posso dire di successo, se successo ci può essere per Duoda che non rivedrà mai più i suoi figli, o per Matilde che comunque non è riuscita a soddisfare, però donne che hanno trovato delle soluzioni, che affrontano questa questione, che è anche un dramma in alcuni casi, che è un'opportunità che dà il loro corpo e che dà la natura alle donne, lo affrontano in maniera attiva, in maniera propositiva, con coraggio, spesso prendendo la penna in mano, per cui fra differenze, analogie, fra lettere che si susseguono, si sovrappongono e sfumano da un periodo all'altro, da un tema all'altro, mi è parso che ne potesse uscire un affresco interessante che riguarda sì le donne dell'epoca, ma che in qualche modo dà qualche piccolo elemento di suggerimento, di riflessione, diciamo, anche a molte di noi oggi che fanno i conti con limiti che ancora il genere femminile in molti casi continua a subire. Abbiamo visto che in quest'epoca di crisi le prime a perdere il posto di lavoro sono state le donne, problemi di famiglie allargate che sono
fatti positivi, ma alle volte anche fonti di sofferenza, problemi di corpi che tradiscono le aspettative. Insomma, un tema che ha qualche elemento anche di vicinanza alla nostra sensibilità, alle nostre domande, ma che resta soprattutto un grande argomento rappresentato da figure storiche. Ma, e qui concludo, devo dire che la storia offre degli spaccati straordinari. Io credo che certamente i romanzi hanno tante belle opportunità di farci sognare, di allargarci le conoscenze, di farci immaginare altri mondi, ma la storia è una continua offerta di racconti che ci sembrano alle volte addirittura fuori dall'ordinario, fuori dal possibile, e invece sono veri e quindi hanno anche la grande, secondo me, risorsa in più di essere veramente interessanti e coinvolgenti e veri. Di certo questo è un libro in cui ci sono vicende che vanno un po' oltre la nostra immaginazione, che spesso è un po' angusta quando si tratta di pensare al Medioevo, oltre anche ai ruoli che usualmente riteniamo propri al genere femminile, oltre anche alle, diciamo, potenzialità che noi vediamo solo limitatamente relative alle donne e che invece hanno saputo essere molto coraggiose, generose e interpretare in una maniera alle volte avvincente come quella dei romanzi. Davvero eccezionale, non ho altre parole, mi viene in mente gioia e dolore, no? I sentimenti, gli affanni, i desideri, tutte cose che l'uomo ha da sempre, no? Quindi se, senza età e senza epoca, e soprattutto poi un medioevo che non sempre traspare dai libri di storia. Ed è molto lontano da quel luogo comune, che ci continuiamo a portare dietro e non si riesce a scalfire nemmeno a morire, dei secoli bui e barbari, che è una cosa che io ogni volta salto sulla sedia, ma purtroppo non so ancora per quanto durerà. Io di questo sono veramente grato a Maria Giuseppina Muzzarelli e ricordo il titolo del libro, che è anche molto bello perché è Madri, Madri mancate, quasi madri. Sono sei storie medievali di Maria Giuseppina Muzzarelli, 191 pagine per 18 euro, appena pubblicato dalla Terza, quindi anche dal punto di vista economico una spesa assolutamente abbordabile e un libro da leggersi anche sotto l'ombrellone, posso dirlo, no? Certo, speriamo, speriamo che vi piaccia. È veramente Grazie. un libro da correre ad acquistare. Grazie ancora Maria Giuseppina. Grazie per l'invito, grazie per lo spazio, per l'occasione e buona estate a tutti. Amen.